Alter o alter? Qual è la differenza? Ciao, sono Monica di Impara l'inglese con Monica.com e nel breve video di oggi andremo a scoprire la differenza tra queste due parole che, come hai sentito, hanno la medesima pronuncia ma spelling diverse. La prima è altar, nel senso di altare, quindi un sostantivo, quello che in inglese potremmo definire sacred table in a church, quindi un tavolo sacro all'interno di una chiesa. Per esempio, una frase che vede questa parola protagonista potrebbe essere: The altar was covered with a red velvet cloth, quindi l'altare era coperto da una stoffa di velluto rossa. Come verbo, invece, come vedi, ha uno spelling diverso. Stiamo parlando del verbo alter, che significa alterare, sinonimo quindi di change. E restando nel tema dei matrimoni, potremmo dire: The bride would like to alter the seating arrangements. Quindi la sposa vorrebbe alterare e cambiare la disposizione delle sedie. Bene, per oggi è tutto. Io ti aspetto alla prossima lezione con una nuova coppia di Confusing Words.